Nella giornata di mercoledì 19 febbraio, presso il centro visite Trentova Tresino ad Agropoli, si sono svolti i campionati provinciali studenteschi. Oltre 900 alunni provenienti da tutta la provincia di Salerno si sono sfidati e hanno partecipato a questa bella iniziativa. Oggi siamo qui vicinissime alla Baia di Trentova, in questo luogo, questo campo gara allestito grazie alla ospitalità del comune di Agropoli, per realizzare la fase provinciale della corsa campestre dei campionati studenteschi. Sono presenti circa 850 ragazzi, più i docenti accompagnatori, molti alunni con disabilità e si stanno disputando l'accesso alla prossima gara, che è la fase regionale, che si terrà i primi di marzo. Ma quello che è particolare di questa gara è che vede una grandissima adesione e rappresenta quasi la cerimonia d'apertura dei campionati ogni anno della provincia di Salerno. Siamo qui per sostenere i nostri ragazzi che partecipano ai giochi sportivi studenteschi e per quanto riguarda la campestre. Hanno organizzato un bellissimo percorso, si stanno divertendo, ci sono circa 1000 ragazzi e giustamente il dirigente non poteva mancare per sostenere i ragazzi della Gino Rossi Vairo. Voglio ringraziare l'Ufficio Scolastico Provinciale di Educazione Fisica che ha accolto il nostro invito a spostare almeno in modo itinerante quest'anno qui ad Agropoli, e siamo stati felicissimi di accogliere questo evento particolare. Oggi siamo qui, questo evento provinciale che coinvolge circa 800-900 alunni, parlo della mia scuola, una scuola in cui l'educazione fisica, l'educazione allo sport è fondamentale, anche perché noi crediamo fortemente che lo sport possa includere, lo sport possa formare. Molto spesso ci rendiamo conto che i nostri ragazzi attraverso queste attività superano molto i loro limiti, quindi è fare scuola in un altro modo. Spero che per loro sia un'esperienza formativa, perché a parte poi chi vince, vinca sempre il migliore, ma comunque è un modo, è un'opportunità per partecipare e per crescere nel confronto con gli altri e soprattutto nel rispetto del prossimo. Anche oggi Agropoli è città dello sport, abbiamo riempito Trentova con 1000 bambini che vengono dalla tutta la provincia di Salerno. Che dire, un ringraziamento a Susi Vitale che ci ha tenuto ad organizzare questa manifestazione ad Agropoli e appena ha chiesto la nostra disponibilità il sindaco con tutta l'amministrazione non ha fatto altro che mettere a disposizione di queste manifestazioni le nostre strutture. Oggi abbiamo sfruttato Trentova, bellissima vederla colorata con tutti questi bambini, e diamo disponibilità per qualsiasi altro tipo di attività che si voglia svolgere sul nostro territorio. Noi siamo a disposizione per far crescere Agropoli, ma soprattutto per dare ai giovani del posto e di tutta la provincia dei luoghi attrezzati dove poter coltivare bene le loro passioni.